Noi qui nella nostra casa di Uno Mattina abbiamo tostapane, ma non un tostapane, ne abbiamo vari. Allora, voleva far colazione, noi siamo pronti. Intanto ringraziamo Pino Strabioli per averci aperto le porte di casa. Ecco qua, è pronto. Questo però è un pochettino un po' più pesante. Allora, qual è il consumo del tostapane? Beh, apparentemente potrebbe sembrare scarso, ma sono quasi 1000 watt. Perché serve una potenza abbastanza rilevante per in soli 3 minuti per tostare una fetta, due fette o quattro fette in questo caso di pane. Quindi da 1000 watt noi li utilizziamo più o meno per circa 3 minuti, abbiamo addirittura calcolato quanto spendiamo e quanto consumiamo per tostare il nostro pane durante l'arco dell'anno. Ecco. 5 centesimi per quattro fette di pane. E se lo facciamo, arriviamo più o meno a un costo annuo di 18,25. Se lo facciamo 365 giorni l'anno. Ecco, però una particolarità, perché come ogni tostapane, dietro poi abbiamo anche, vedete, i vari numeri da 1 a 7, e questo è per la potenza. Cosa ci conviene fare? Mettere a 7, mettere a 4, anche perché in questo caso, che succede? Se abbassiamo la potenza, abbiamo bisogno di più tempo. Quindi ci conviene aumentare il tempo e aumentare la potenza e ridurre il tempo, oppure il contrario? No, allora, intanto dipende che cosa dobbiamo fare. Alcuni tostapane servono anche in qualche modo per scongelare oppure per riscaldare le vivande e così via. Questo qua è un tipo di tostapane di natura verticale, quello che stai utilizzando adesso invece è orizzontale. Fa risparmiare di più l'utilizzo di quel tostapane. Questo qui, questo orizzontale. Quello nero che hai in mano. Perché? Perché da lì non sprechiamo l'energia, che dall'altra parte in quello verticale invece il calore viene dissipato verso l'alto. Tu sai che il calore tende ad andare verso l'alto e quindi in questo caso trova facile sbocco. E quel tipo di tostapane a mio avviso fa risparmiare rispetto a un altro per il semplice fatto che appunto riutilizza tutta l'energia. E allora, come scegliere però il tostapane? Facciamoci aiutare dalla grafica. Vediamo, valutare il tempo di utilizzo. Sì. E questo ovviamente se siamo come Pino Strabioli, ossia che fa colazione tutte le mattine col pane caldo, lo utilizza spesso. Beh, poi dipende anche da quante persone devono fare colazione in questo modo. Un conto è tostare una fetta, un conto è sfornare pane tostato tutte le mattine. Non farsi affascinare dall'estetica. Certo. Però invece sarebbe anche bello avere un bel tostapane. Comunque ce l'hai in evidenza, in cucina. Beh, ma l'estetica costa però. Tu lo sai benissimo che se scegli un prodotto ben curato di designer, magari sviluppato da qualche designer importante, può arrivare a costare anche abbastanza. Poi le funzioni incidono parecchio. Se vuoi un timer cioè nel senso elettronico, digitale, è un conto. Se invece è elettromeccanico, quello di base, come il primo che stavi utilizzando, quello non ha particolari strumenti digitali che vanno a definire le funzionalità dello strumento, le paghi, per cui le funzioni sono importanti. E allora, siamo pronti, vedete, sono passati forse 2 minuti, eccolo qui, il pane è caldo, è pronto per mettere del buon miele oppure dell'olio fresco sopra. Ma adesso dal tostapane passiamo invece a che cosa? Al congelatore di casa. Torniamo a casa di Pino Strabioli con Massimo. Ma che meraviglia, questi sono i simboli della regione Sicilia. Sicilia, in ogni piazza dove vado porto un piccolo ricordo. E proprio appoggiati sul frigorifero congelatore, perché noi siamo curiosi. Cosa tieni nel congelatore, è Pino? È più alto di me, ma molto più vuoto di me. Del ghiaccio, se ti fai male, io faccio molto sport. Bravissimo, bravissimo. E sopra c'è del pane. Occorre fare la spesa. Da quanto tempo è presente quel pane? È da un po', però è alle olive. Bene. Un gelato. Un gelato, quello da ricordo di quest'estate. E dei piselli, che sono sempre buoni. E quelle tre piccole cose che abbiamo visto, per conservarle tu tieni acceso tutto un congelatore? E di questo mi sento in colpa. Mi sento in colpa davvero. E allora, eccolo qui, lo abbiamo anche noi, il nostro frigorifero. Questa volta abbiamo portato il frigo di casa. Sono venuti, hanno fatto la fotografia. Lo abbiamo anche qui, caro presidente. Ecco. Questo è il mio frigo di casa. Non ho fatto spesa. Non ho fatto spesa, è sempre così praticamente. Bello pulito. No, ma perché? Adesso questa è la parte superiore. Apriamo la parte sotto, il congelatore, ed è pieno. In realtà il mio è vuoto anche sotto. Ma detto questo, perché? Perché io sono un po' come Pino Strabioli, nel senso che all'interno del congelatore non ho nulla, quindi vorrei spegnerlo, perché tanto non lo utilizzo.
Beh, allora, intanto dipende... Ma non lo posso spegnere. Dipende se lo puoi fare, in effetti. No. Non tutti... Questo è un frigo congelatore integrato. Sì. Quindi sotto al congelatore, sopra al frigorifero o più comunemente freezer. Come vedi lassù, e questo è molto evoluto, sicuramente sarà un ultimo modello digitale, permette addirittura di modificare, quindi, variare per i due spazi separatamente le temperature. Quindi possiamo mettere la temperatura della parte superiore più alta a quanti gradi più o meno? Beh, allora, ti dico una cosa, sì. Sei mai riuscito a capire se l'1 è la più bassa o la più alta? Lo diciamo una volta per tutti. Dalla 1 alla 5, 6, l'1 è la più alta, quindi vuol dire che il frigorifero, il congelatore avrà una temperatura più alta. Se vogliamo diminuire, dobbiamo invece salire e andare verso il 5, 6. Quindi avete capito, questo qui è ovviamente digitale, c'è scritto direttamente. Sicuramente. Però quello con la manopola, quella classica, quindi a 1 significa che la temperatura sarà più alta. Esatto. Quindi significa che lo avremo a 10-12 gradi. Approssimativamente sopra 5-6 gradi. Ok, se invece lo portiamo a 5 si abbassa la temperatura. Esatto, esatto. E spesso se appoggiamo i cibi verso la parete esterna li troviamo anche congelati. Ricordiamoci una cosa importante, c'è stato un grandissimo dibattito sulla temperatura del congelatore. Sotto, sì, il congelatore raggiunge meno 18, meno 24. Non tutti i congelatori permettono la regolazione. Quello a pozzetto lo può fare. Ecco, ma nel caso in cui invece dovessimo avere la possibilità di spegnere, quindi il congelatore e il pozzetto sotto, lo spegniamo oppure non conviene? Dipende quanto tempo siamo fuori casa. Se siamo 2-3 mesi fuori casa conviene, perché questo consuma una media che può andare dai 100 ai 300 euro l'anno. Questo strumento ha più o meno una potenza di 300 watt. Non sono tanti. Però 300 watt in un'ora, più o meno al prezzo attuale, sono 15 centesimi, solo se è sempre aperto però. E allora, facciamoci aiutare ancora una volta dalle nostre grafiche. Vediamo un pochettino come poter risparmiare, quindi immagino non aprire, chiudere sempre il freezer, il frigorifero. Poi abbiamo anche posizionarlo lontano da finestre e fonti di calore. Più è pulito, meno consuma. Ricordiamo questa cosa. Però in realtà uno pensa al frigorifero è pulito. Beh, allora, la parte sottostante, molto spesso vediamo che si va a fare la neve, no? Ah, sì. I bambini ci giocano anche. Quella la dobbiamo eliminare, perché se si crea quella patina vuol dire che non funzionerà correttamente la refrigerazione. Quindi, prima possibile, la togliamo con le varie tecniche che si possono utilizzare. Allora, adesso ritorniamo a casa di Pino Strabioli e vediamo...